potevamo gestire la palla in maniera diversa e tutte le volte che siamo riusciti a farlo siamo sempre venuti fuori anche abbastanza bene. Invece troppi passaggi in orizzontale, troppi retropassaggi su Massimiliano, su Benassi, e hanno dato troppo coraggio ad un avversario che fino a quel momento era riuscito a rimanere in partita. Poi è vero che Benassi, parate zero e occasioni noi per poterla chiudere, andare sul 2-0. Purtroppo mi tocca dire così, visti i precedenti. Andare sul 2-0 e potenzialmente stare un pochettino più tranquilli, ne avevamo avute diverse. Però dico anche questo, che se avessi dovuto scegliere alla vigilia fra vincere 3-0 e vincere soffrendo, preferisco che si sia fatto così, perché questo ci fortifica dal punto di vista caratteriale, ci dà lo spirito di aiuto reciproco, ci dà lo spirito di voler raggiungere con fatica un obiettivo che oggi era quello della vittoria. E finalmente siamo riusciti anche in alcune situazioni a sbrogliarle con un po' di cattiveria. Qualche volta l'uscire puliti dalle situazioni di contrasto, di contatto fisico, ci aveva in passato un pochettino penalizzato. Oggi invece la voglia di portare a casa questi tre punti e dimenticare definitivamente Cremona è stata quella che sì, ci ha dato un po' d'ansia, ma che ci ha comunque condotto a una meritata vittoria. Ecco, nel secondo tempo tu hai cambiato, sei messo con la difesa 3, una scelta dovuta a cosa in quel momento? Perché non riuscivamo a lavorare sul loro vertice basso, su Massimo. Non volevo sacrificare uno dei due attaccanti in quel lavoro. Non riuscivamo a farlo tenendo stretti i nostri due centrocampisti esterni, allora, un po' come era successo col Siena, ho preferito trovare questa soluzione. E dal punto di vista delle seconde palle riconquistate, della possibilità di poter riattaccare la profondità con tutti e tre i giocatori, perché poi l'ha fatto anche molto bene Arcidiacono, credo che sia stata alla fin dei conti una scelta azzeccata. E quel salto di qualità passa proprio nella gestione delle situazioni di vantaggio, nel senso nell'acquisire quella sicurezza, perché abbiamo visto quei due errori di disimpegno, cioè quello di Siri, quello di Foglia, che poi hanno dato le uniche palle gol alla Racing Roma, una squadra che fin lì non aveva fatto praticamente niente. No, poi ci sono quei tre minuti, tre calci d'angolo di fila, ecco lì è stato il momento insomma in cui l'Arezzo ha dato la sensazione di avere forse un po' di ansia. Sì, sì, ce l'avevamo l'ansia, ce l'avevamo anche noi in panchina, perché purtroppo il passato ci aiuta a crescere, però il passato fa parte anche delle nostre esperienze e purtroppo il passato ci aveva portato a finire le gare con qualche amaro in bocca, senza stare a ripercorrere insomma il percorso dalla prima giornata all'ultima. E quindi sì, c'era, però questa volta siamo riusciti a contenere l'avversario, siamo riusciti a non concedere occasioni da gol, e se devo solamente fare un piccolo appunto alla squadra è stato quello di non aver chiuso la partita, ma aver fatto una gestione non ottimale quando invece abbiamo le capacità per poterlo fare. È la quarta vittoria in casa, la Arezzo è una delle squadre che ha fatto più punti in casa, adesso c'è la Coppa Italia, visto anche che conta diversamente rispetto agli altri anni, come la affronterai? Per vincere, come si affronta tutte le partite. Stai facendo turnover o no? Vediamo come usciamo da questa gara, ci sono due o tre situazioni da valutare di ragazzi che hanno avuto uno un fastidio muscolare, l'altro una botta sul ginocchio, l'altro una botta sul naso, quindi vediamo un pochettino domani, però insomma l'intenzione è quella di andare a Prato a fare la partita per vincere. Io ero arrabbiato quando non si vinceva o non si faceva bene in amichevole, figuriamoci in Coppa Italia che quest'anno ha anche un significato importante a differenza degli anni precedenti.